Veliki pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Oni vole Srbiju. Nalazimo se na Zemunskom keju gde ćemo danas imati prilike da upoznamo fudbalera Partizana Frenka Kanutea. Ovaj talentovani igrač rodom iz Senegala prošao je fudbalsku školu Juventusa, odlično priča italijanski, ali da li priča srpski, kako živi u Beogradu, saznaćemo u narednih nešto više 20 minuta. Filip Kostić. Jel on igra u Frankfurtu? Ne, on igra u Juventusu. Igram u sokeru. Soccerbet. Pravi igrači na pravom mestu. Sećate me se, ja sam Bojan. Ispričao sam vam da sam imao problem sa viškom kilograma i kako sam uz pomoć bioklinikini kapsula Citrax Forte smršao 30 kilograma. Sada sam još mršaviji, izgledam i osjećam se odlično. Svima preporučujem Citrax Forte. Citrax Forte. Iscedit će vas kao limun. Frank, tu parli benissimo l'italiano, perché hai vissuto tantissimi anni in Italia, hai fatto le giovanili della Juventus, però di questa cosa dai, parliamo un pochettino più tardi. Io adesso vorrei tornare un po' alle tue origini, perché tu sei nato in Senegal, a Bignona, una città che non conoscevo molto. Adesso io quando ti dico infanzia a Bignona, Frank Kanutea da piccolino, che ricordi ti vengono in mente? Allora, prima di tutto sì, molti molti ricordi perché lì diciamo è la mia terra e c'è anche la mia famiglia, quindi ci sono veramente tantissime, tantissime cose lì, perché è una piccola città ma con grande diciamo potenza, capito? Perché nel mondo tipo dello sport, anche dello spettacolo, c'è molto molte persone che sono cresciute lì, che sono diventati famosi in Senegal, sì. Okay. Perché adesso se vedi Sadio Mane, non so se lo conosci, è uno dei giocatori africani più forti al momento e lì è proprio della mia propria città, capito? E poi altri sport che magari tu non conosci vengono proprio da lì, quindi è una zona diciamo che ogni anno esce uno diciamo famoso, capito? Un talento, è un talento nascosto. Diciamo, sì. Hai detto sport, ci sono altri sport a Bignona che io forse non conosco, sono sport prettamente tipici del Senegal, quali sport intendi? La lotta diciamo, la lotta senegalese, sì. Lotta, ok, è familiare senegalese. Perché c'è anche in Nigeria mi pare, sì, la lotta, sì, giusto? Sì, ma il Senegal è stato il primo paese africano che è veramente conosciuto per la lotta. Ok. Sì, quindi è molto molto famoso diciamo in Africa. L'hai praticata? No, 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 no. Solo ogni tanto, va bene, quando vai al mare con i tuoi amici, quindi lì dopo il bagno ti metti un po' a... Sì, dai, così. A farlo, ok, diciamo. Con gli amici lottiamo. Esatto. D'accordo. Praticavi questo, diciamo, amatorialmente con gli amici, però prima di giocare a calcio tu praticavi il basket, se non erro. Sì, giusto. Okay, perché come mai? Avevo il mio padrino che aveva la scuola anche di basket. Quindi nel weekend magari se non andavo a giocare mi portavo con lui tipo le domeniche mattine o il sabato pomeriggio dopo la scuola. Okay. Quindi andavo sempre a giocare con lui. Avevo anche con i miei cuginetti che sono bravi, hanno fatto anche le nazionali giovanili con il Senegal. Che erano molto bravi. Quindi tutte le volte che giocavano al basket mi portavano con loro. Quindi ho sempre amato giocare a basket. Okay. Però ho scelto il calcio perché mio papà era anche un ex calciatore, era molto bravo, quindi ero anche più bravo a giocare a calcio, diciamo. Quindi diciamo che è stato tuo papà, no? A trasmetterti questo amore per il calcio. Sì, 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 sì. È stato lui. Ok, no, interessante questa cosa. Cioè, dato che ti piace il basket, io presumo che tu qualche volta, quando hai tempo ovviamente, vai a vedere i tuoi amici del Partizan che giocano. Sì, sì, sono andato due volte. L'ultima volta è stato il derby. Bello. È stato loro, so. Sì, bell'ambiente, veramente caldo, caldo. È molto interessante parlare con te e vedere questo accento toscano. Sì. Prima hai detto. Perché? Sì, l'Italia sì, sì. Comunque è stata una parte importante della tua vita. Tu nel 2014 vai in Italia e dopo una serie di provini vieni accettato nella scuola della Juventus. Quindi la prima cosa che ti devo chiedere, come mai l'Italia? Perché la scuola calcio dove giocavo in Senegal
uno dei proprietari viveva in Italia. Okay. E lui, diciamo, ogni anno veniva a giocare, veniva a fare, diciamo, dei tornei per vedere i ragazzini più bravi e portarli in Italia. Okay. Per i provini. Quindi aveva già selezionato 3 giocatori, mm-hmm, però non facevo parte. E quindi quella mattina lì sono andato anche in ritardo per allenarmi e avevano tipo un amichevole, no? Perché c'era lui, quindi era venuto solo per 2 settimane per fare i documenti e c'era 2 o 3 giocatori portarli in Italia per i provini. E quella mattina lì non dovevo giocare perché ero arrivato in ritardo, il mister era incazzato con me. E niente, mancavo 5-6 minuti prima della fine della partita e uno si fa male, quindi fa: oh, metti le scarpe e vai a giocare. Ho toccato 3 palle, mi chiama, mi fa: sono io che sono venuto a cercare, per dirti, per fortuna, perché aveva altri documenti dagli altri ragazzi, però mi ha visto, gli è piaciuto e lì che mi ha scelto. Quindi sì, è andato a parlare con la mia famiglia, tutto e niente. Cioè, tu non dovevi neanche essere in lista per giocare questa partita, per dirti che e uno fortuna. Si è infortunato, esatto. E tu hai... Molto, cioè, questa molto. È la vita però, esatto. Le cose succedono quando meno te le aspetti. Esatto, però quello è vero, ma nella mia parte della testa sapevo che ero il più bravo lì, okay. Solo che sì, perché avevo anche una vita, diciamo, un po' difficile, perché ero arrivato in ritardo e tutte le volte che arrivo in ritardo perché dovevo prendere l'autobus, okay, svegliarmi alle 6 di mattina. Neanche, sai, avevo, che ne so, 3-5 euro per prendere, sai, il caffè, tutto. Magari prendevi l'autobus senza biglietti e il controllore sale, fai il controllo, non hai biglietti, quindi ti devi scendere, aspettare un altro, capito? Quindi era, sai, era un casino prima di venire ad allenarmi. Ecco perché quel giorno lì sono arrivato in ritardo. Okay. Però quando sono entrato mi sono detto: questo è la mia chance, capito? L'opportunità. Quindi, esatto, quindi devo prenderlo con tutto me stesso. E poi lì, con la fortuna anche Dio mi ha aiutato e è andato bene per me, diciamo. Era destino, c'era destino che tu quel giorno giocassi a calcio, era destino che tu riuscissi ad andare a Torino. Sì. Cioè, tu hai passato dal 2014, no? Sei andato in Italia, sì. Hai vissuto poi in Italia per molti anni perché hai giocato nel Pescara, in vari club. Sì. Però parlami un attimo di questa esperienza con la scuola della Juventus. Sì, ma prima, i primi anni, perché sono arrivato in Italia, ma ho fatto 2 anni che non aspettavo il mio documento perché ero minorenne. Okay. Quindi mi allenavo con una squadra, diciamo, di promozione in Toscana, che si allenavo 2 volte a settimana. Okay. E io, nella mia testa, prima di venire, mi sono detto: no, vado in Italia e vado a giocare con le squadre più grandi. Quindi non mi aspettavo venire lì a vivere il problema dei documenti, di poter allenarmi 2 volte a settimana, capito? Quindi lì era molto molto difficile, perché non parlavo la lingua, non avevo una persona che mi seguiva. Volevo parlare, ma non sapevo come esprimermi, perché non parlavo italiano. E lì in Italia molta gente non parla altre lingue, esatto, parlano solo in italiano. Quindi i primi anni è stato veramente difficile. Però, come ti ho detto, ho avuto anche la fortuna di avere un padre, dei parenti veramente buoni di persona. Quindi mi hanno insegnato sempre di devi faticare nella vita per avere qualcosa. Quindi lì mi sono messo a allenarmi da solo, andavo sui campi, non avevo manco le scarpe, diciamo, di ginnastica, avevo solo uno, lo usavo per uscire, lo usavo anche per allenarmi. Quindi lì mi sono detto: no, perché ogni inizio nella vita è difficile, quindi non devo mollare, continuo. E lì, per fortuna, mi ha visto Livorno, prima volta, e hanno contattato la famiglia lì in Toscana, dove stavo, per andare a fare i provini. Ho fatto il provino e c'era un agente che stavo con la persona che mi ha portato in Italia. Mm-hmm. Però quell'agente lì non era una persona buona, perché lui mi vedeva solo come un soldi. Mi portava qui, mi vendeva, prendeva i suoi soldi. Poi interesse di me, capito? Esatto. Okay. Quindi quando sono andato a fare i provini con Livorno, ho fatto 2 giorni con la prima squadra, perché quell'anno lì Livorno stava in Serie B, mm-hmm, e mi volevano, solo che lui ha chiesto troppo soldi, okay, ma non mi ha detto niente. Quindi quando ho finito i 3 giorni sono tornato ancora lì a casa e
Poi il giorno dopo ho chiamato il procuratore e gli faccio: ma cosa ti hanno detto io per i provini, com'è andata? Perché a me mi hanno detto è andata bene, capito? Okay. Perché so sì, quando sì. sai. Hai fatto bene. Quando ti vogliono, no, capito? E niente, mi fa: no, ma ti vogliono, ma non ti vogliono già dare niente, ti vogliono già, sai, che giochi gratis, così gli faccio, ma è impossibile, capito? Poi è passato una settimana, due settimane, andavo tipo in città e ho visto l'allenatore che mi stava allenando quella con i giovanili, under 16. Oh, Canotì, ma che fine hai fatto? Non t'ho più visto, ti chiamo sempre, ma non so perché. Mi faccio no, perché il mio procuratore mi ha detto no, voi vi volete, ma non volete dare, sai, niente a lui, capito? Fa no, perché lui ha chiesto troppo soldi, ha chiesto mezzo milione, capito? Okay. Per un ragazzo che ha 16 anni, capito? Che non ha mai giocato professionista in Italia, come puoi chiedere questi soldi qua? E due settimane dopo sono andato ad Empoli a fare i provini, poi Torino. Tutte le squadre mi volevano, Inter, Milan, Juve, Napoli. Sono andato lì, ho fatto una settimana con la primavera e mi hanno richiamato per la prima squadra, ho fatto due settimane. Quindi dovevo decidere quale club dovevo andare. Okay. Tutti i club mi volevano, anche fuori Italia avevo delle offerte, ma visto che la Juve è una delle squadre più forti d'Europa, e per me quella era il momento giusto, ecco lì ho scelto di andare alla Juve. Tu adesso mi hai fatto, diciamo, un piccolo riassunto della tua esperienza in Italia. Io vedo comunque che ci sono stati molti alti e bassi, che è stato difficile psicologicamente, eri molto piccolo, ma come sei riuscito comunque a resistere tutto questo stress, tutto questo, diciamo, tutto quello che succedeva intorno a te in questo momento, in quel periodo? Diciamo, come tu hai detto, mentalità. Poi ho avuto anche un padre, veramente era mio papà, ma era anche mio migliore amico. Perché dici avuto? È un tema che io non volevo toccare, ma tu lo stai portando fuori molte volte, quindi te lo chiedo. Tuo papà è venuto a mancare un po' di tempo fa e io comunque da queste parole vedo, sento che ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Dai, non perdiamo. No, perché lo dico anche per ci parli come tu, si chiama? Come si chiamava tuo papà? Suleiman. Lo dico perché sono fiero, è il mio idolo, mio papà, il mio migliore amico. Quindi quando parlo di lui mi sento, diciamo, fiero, capito? Io sono sicura che lui è fiero di te. Sì. E niente, quindi mi ero già preparato con questa vita. Quindi, ma anche con la piccola età che avevo, non avevo la testa con la mia età, capito? Quindi mi ha sempre imparato, sai, le cose difficili. Per dirti, avevo la possibilità magari di pagarmi una scarpa da calcio, però mi ha sempre detto: se vuoi qualcosa devi fare così. Quindi se ti do la mano sinistra, tu devi darmi la mano destra. E tutti i sacrifici che ho fatto, diciamo, è rendere fiero i miei parenti, la gente che mi ama, e aiutare i miei fratelli. Quindi tutte le volte che sentivo le cose che sono difficili, ho sempre pensato a me, ma ho pensato anche, diciamo, alla mia famiglia, perché ho detto, ho fatto il più difficile, è tipo uscire dal Senegal e venire in Europa, capito? Quindi lì devo fare di tutto per non fallire, perché se fallisco non fallisco solo me, ma fallisco tutta la mia famiglia, perché tutti aspettano solo che io di poter aiutare, sì, capito? Chiaro. Quindi mi sono detto no, devo fare di tutto per riuscire questa vita. Questo è l'unico sogno, è l'unica cosa che so fare nella vita, è giocare a calcio. E sono qui per quello. Quindi ho fatto di tutto e grazie a Dio ho potuto fare quello che ho sempre desiderato. Quindi sì. Io sono sicura che la tua famiglia e tuo papà da lassù che ti guarda e ti protegge, sono molto fieri di te. Io ti ringrazio perché ti sei aperto con noi, ci hai detto una cosa di te che noi non sapevamo, però io non voglio che tu sia triste, io voglio vedere il sorriso sul tuo volto. Quindi se ti va andiamo al ristorante, mangiamo qualcosa e parliamo di temi più leggeri, parliamo del Partizan e mi parli un po' di Belgrado, dai, come ti trovi qui? Ti va? Benissimo, certo. Filip Kostić!
Non entri un Frankfurt tu? Me, ho un micro Juventus. Igramo socchero. Soccerbet, pravi igrači na pravom mestu. Sećate me se, ja sam Bojan. Ispričao sam da sam imao problem sa viškom kilograma i kako sam uz pomoć bioklinikinih kapsula Citrax Forte smršao 30 kilograma. Sada sam još mršaviji, izgledam i osjećam se odlično. Svima preporučujem Citrax Forte. Citrax Forte, iscedit će vas kao limun. Ho seguito la raccomandazione del cameriere, ha detto che questo è un goulash molto buono di manzo. So che tu sei una buona forchetta, come si dice in Italia. Dimmi un attimino cosa ne pensi, ti piace il cibo serbo prima cosa? Vedendolo così è uno spettacolo e non vedo l'ora di assaggiarlo. Dai, non perdiamo tempo, assaggiamo un attimo che se non si fredda. Idemo. Ti va? Dai, idemo, bravo. Dai, che stai imparando, piano che stai imparando, sì, bravissimo. Un po' di cose in Serbia. Io so una buon cosa. Appetito. Buon appetito. Prietno. 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 Io so una cosa, che tu sei bravo a cucinare, giusto? Sì. Come mai questo amore per la cucina? Buono? Buonissimo. Per la fortuna della mia mamma, perché quando ero piccolo avevo un ristorante lì in Senegal, quindi tutte le volte che andavo in cucina dicevo: mamma, no, dammi magari le cipolle così te le taglio io, voglio vedere come fai, capito? Perché quando diventerò grande vorrei sapere cucinare anch'io, perché bravo. Oggi sono qui ma posso andare altro dove, se non so cucinare magari sarò nei casini. E lì è partito, diciamo, l'amore per la cucina, quindi quando ho tempo cucino a casa. Ma cosa cucini a casa? Sono piatti tipici senegalesi? Sì, molto piatti tipici dal mio paese. Poi faccio anche molta pasta italiana e qualche volta anche della carne, dipende anche il pesce, mi piace molto. Però la cucina serba ti piace? Molto. Qual è il tuo piatto preferito? La carne. Sì, mi piace un sacco, buonissimo, molto molto buono. Perfetto. Il goulash, quindi il goulash promosso. Promosissimo. Parliamo della tua casa, del Partizan. Non è un segreto che l'allenatore Igor Duliai ti ha voluto fortemente nel Partizan, quindi parlami prima di questo primo contatto con il mister. E di come è nata questa collaborazione? Diciamo che quando ero in vacanza in Senegal, mio procuratore che mi ha chiamato dicendomi il fatto del Partizan, una squadra che sta in Serbia, tutto, e che l'allenatore che mi vuole, quindi mi ha messo in contatto con lui. Diciamo, per 3 settimane di vacanza mi chiamavo tutti i giorni, mm-hmm. Che mi voleva. All'inizio però ero in vacanza, quindi non volevo tanto pensare, sai, al calcio, volevo solo godermi le mie vacanze con la mia famiglia. Quindi dicendo che è una persona molto esistente, capito, che mi chiamava ogni giorno, quindi mi sono detto: minchia, magari questa cosa qua, capito, può essere interessante con me. Quindi il primo impatto quando ti hanno detto che squadra Partizan, squadra in Serbia, questa, diciamo, che è stata la prima cosa che ti veniva in mente. Conoscevi, sì. Avevi qualche informazione della Serbia, avevi qualche notizia, conoscevi i giocatori, presumo? Anni fa sì, perché tanto tempo fa, quando stavo nella Juve, giocavo, vabbè, insieme, non insieme ma contro, perché Omar Sadiq ha giocato anche qui. Quindi vedevo che ha giocato anche qui, capito? Uh-huh. Quindi tramite un amico ho parlato con lui, mi ha parlato bene del club, che è uno club veramente importante. Poi mi ricordo anni fa anche in Champions League, mi ricordo il nome del Partizan, quindi lì mi sono incuriosito, diciamo. Uh-huh. E lì ho deciso con mio procuratore di venire
venire a parlare con l'allenatore, il presidente, per vedere un po' se mi può piacere o meno. Okay. Abbiamo detto comunque che il mister ti ha voluto fortemente, ti chiamava costantemente, però dimmi com'è lavorare con il mister, con il coach che lui è. Prima di tutto abbiamo un rapporto, diciamo, veramente d'amico, perché lui lo vedo, ok, è il mio allenatore, lo diciamo, è come un padrino per me, perché è uno che si prende cura di me e lo ringrazio tanto, perché è una persona che mi ha dato fiducia già dal primo giorno che mi ha chiamato. È una persona anche vera, perché ti dice le cose, anche le cose non bene, tutto, però è uno che dice la verità e io l'apprezzo molto e sono contento di lavorare con lui, anche se è un po' duro, però è il fatto anche del lavoro, quindi sono contento. È molto esigente, sì, immagino. Molto, sì, molto, molto. Però è il bene per la persona, capito? Se lo capisci nel buon senso, quindi è una cosa che ti può aiutare molto. Tu comunque sei da poco tempo qua in Serbia, però hai già notato, presumo, che lo sport qua è una cosa molto importante, sì, sì, che i tifosi, sì, sono una colonna portante. Sì. Hai avuto qualche contatto con loro? Ti scrivono, ti chiedono delle foto? Com'è il tuo rapporto con i tifosi, sì, del Partizan? È molto molto amichevole, perché tutte le volte che vai fuori, nei ristoranti, dopo le partite, anche a volte dopo gli allenamenti vengono tanti ragazzi a chiederti le foto, quindi è un piacere. Un piacere, soprattutto quando giochi e li rendi fiero, capito? Quindi un piccolo foto magari, ok, per te non è niente, però magari per l'altra persona significa molto. Quindi tutte le volte che vado fuori e che mi vedono uno che mi chiede la foto o la firma, certo che lo faccio con piacere, perché qui la gente vive di calcio e noi, diciamo, i giocatori, ok, giochiamo a calcio, il nostro lavoro è tutto, però senza tifosi, senza la gente che ti sostiene, non siamo niente. Loro sono molto importanti, sì, cioè i tifosi sono importanti perché danno anche voi una carica in più, certo, in campo. Certo, perché giocare o allenare senza tifosi è come stare a casa a non fare niente, capito? Quindi i tifosi è quella cosa che ti dà qualcosa in più, capito? Quindi è un, diciamo, una cosa che fa parte del calcio. Senza tifosi secondo me non c'era calcio. Ok, no, concordo pienamente. Esatto. Quindi comunque parlando con te in questo momento abbiamo visto il cibo qua ti piace, la squadra ti piace, l'allenatore ti piace, l'atmosfera perfetta, però dimmi di Milgrado. Sinceramente sì, perché già dal primo giorno che sono venuto qua, dopo 2 ore vissendo questa città qua, mi sono trovato veramente benissimo, mi sento a casa, mi sono sempre sentito, diciamo, voluto dalle persone qui, anche nel fatto del mio lavoro, tutti i compagni di squadra sono bravi ragazzi, sono sempre disponibili a aiutare, quindi mi piace, la gente è simpatica, diciamo, è come in Italia, senza mentalità, capito? Quindi qua, diciamo, mi trovo a casa, quindi sono contento di aver fatto questa scelta di venire qui. Concordo al 100%. Tornando a Belgrado, dimmi una cosa che ci interessa, dato che tu ti trovi bene qua, sei contento, questa è la cosa principale, perché tu, se sei contento, quindi sei molto più produttivo anche in campo, però quando hai un po' di tempo libero, lo so che è poco, lo so che non c'è tanto tempo libero, però cosa fai? Cosa ti piace fare a Belgrado quando sei un po' libero? Dipende, porto il mio cane fuori. È un cane? Sì, è un Doberman. Ah, bene, sì. Cioè, bene. Sì, quindi quando ho tempo vado con lui in parco. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Per la tua carriera, per la stagione che è adesso in corso. Grazie. Sai che noi finiamo questa trasmissione in una maniera un po' particolare, quindi la telecamera che è dietro di me, se vuoi mandare un messaggio al pubblico, ai tifosi del Partizan, lo puoi fare. Ciao ragazzi, spero che state tutti bene e spero di vedervi veramente al più presto allo stadio. Forza Partizan!